Benvenuti alla nuova Provincia Live. Sono Elisa Baiolini, ecco a voi le notizie del giorno. Finalmente qualcosa si muove a Cossila Sangrato. Dopo il pressing di amministrazione cittadina, ma anche della prefettura, sono iniziati i lavori nel cantiere privato della ex casa Frassati, che dal novembre scorso rendeva difficoltosa la circolazione stradale, da e per Europa, a causa dell'istituzione del senso unico alternato regolato da un impianto semaforico mobile. Anche perché, dopo aver comminato alla proprietà sanzioni per un valore di 11.000 euro, l'amministrazione comunale ha minacciato di far effettuare alla polizia municipale sopralluoghi quotidiani. Ha lottato per tutta la vita come un guerriero. Comincia così il ricordo di Fabrizio Ricci da parte della nipote Eleonora Serrago. L'uomo è mancato a soli 40 anni lunedì scorso nell'ospedale Campo di Marte a Lucca, dove si era trasferito ormai da diversi anni. Il tumore che lo ha portato via all'affetto dei suoi cari ha avuto un'evoluzione estremamente degenerativa. Ieri mattina alle 10 si è celebrato il funerale nella sala del Comitato del Tempio Crematorio di Biella, alla presenza dei tanti parenti e amici che hanno voluto salutare per l'ultima volta Fabrizio. Cade a terra inciampando in un cordolo mal posizionato, si fa male e rovina anche l'apparecchiatura fotografica professionale. Intenta causa al comune, perde e ora è costretto a pagare pure 5.000 euro di spese processuali. Tutto questo è accaduto a Roberto Marchisotti. La vicenda ha inizio 6 anni fa, la sera del 2 dicembre 2010. Dall'amministrazione, allora guidata da Dino Gentile, non hanno assolutamente preso in considerazione la richiesta di risarcimento. Il giudice ha però dato ragione al comune, anche se Marchisotti non ha nessuna intenzione di chiudere la questione. Condivisione è la parola chiave che sintetizza l'incontro preliminare che ha visto protagonisti l'ASL B, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, il Comune di Biella, i rappresentanti delle associazioni di categoria e l'ATL. Tema dell'incontro, le possibilità di sviluppo legate all'area del vecchio ospedale. Un tavolo a cui hanno preso parte anche i vertici di Sviluppo Genova SPA, una società specializzata nella gestione del patrimonio immobiliare e con cui l'ASL B ha sottoscritto una convenzione. Tale accordo è finalizzato ad avviare una cooperazione per attuare ricerche di mercato e gestire interventi di riqualificazione urbanistica sull'immobile. È prevista per sabato l'edizione numero 47 della traversata a nuoto del lago di Viverone. Pietro Sarasso, presidente dell'ASD di Viverone con Club Lac Soleil, portano avanti questa tradizione che ormai ha un carattere nazionale da diversi anni, senza però dimenticare il principio amatoriale dell'evento. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima edizione!